Proviamo. Bene. Sono Maurizio, papà di tre bambini, 6, 9 e 12 anni, Alessia, Simone e Paolo. Mi sono sempre occupato di disagio e devianza, educatore, pedagogista. Ho lavorato nelle carceri, in comunità, semi-residenziale, assistenza domiciliare minori. Tra le altre cose ho coordinato la formazione continua, l'apprendistato e un corso di ragazzi drop-out. Quindi stile film americano, scivolati fuori dal percorso normale, dove trovavo dei talenti e ognuno di noi ne ha, cercavo di aiutare le persone ad essere persone migliori. Cosa ho fatto? Insieme a degli imprenditori molto navigati abbiamo fondato questa società. Il SEO è uno start-upper seriale, è all'interno di 25 società, ha già avuto dell'exit importante, magari conoscete una delle sue start-up che si chiama Fermopoint, ma solitamente cosa accade? Le aziende nel momento del bisogno, quando devono cercare delle competenze, anzi delle persone con competenze, difficilmente possono cercarle. Perché solitamente l'azienda dichiara al mondo chi è l'azienda e che cosa sta cercando. Io sono abituato che quando cerco qualcosa vado in un motore di ricerca, lo interrogo e il motore di ricerca in tempo reale mi dà delle risposte. Oltretutto, solitamente le aziende dichiarano che cosa stanno cercando, poi arrivano decine, centinaia di curricula, anche solo per fare lo screening, per capire se i curricula sono in linea o meno, serve un grande investimento di tempo e risorse. Dopodiché si potrebbe discutere delle validazioni delle competenze, altro problema che andiamo a risolvere. Il mio team allargato è composto di personale altamente qualificato, ognuno si occupa della propria area. Che cos'è l'IRC? Dovrebbe partire una slide animata, ma probabilmente non parte. L'IRC non è un problema, ci adattiamo. L'IRC che cos'è? È il ponte tra chi cerca lavoro, chi offre lavoro e chi propone formazione. Prevediamo le esigenze del mercato dando a persone e aziende le giuste risposte. Lo facciamo anche nel terzo settore. L'IRC che cos'è? Mi fermano le persone e mi dicono: Maurizio, ma è possibile che non esiste il lavoro? Ho bisogno di lavorare. Mi fermano le aziende, imprenditori di successo, mi dicono: ho soldi, ho già un piano di investimento, vorrei costruire un capannone, ma se poi non trovo le persone con le giuste competenze, cosa ho fatto? Ho buttato via troppi soldi. Che cosa serve? Uno dei problemi più grossi che abbiamo e che va risolto è il mismatch tra quello che viene cercato e quello che viene insegnato. L'IRC è learn che finisce in work. Impara in base a quelle che sono le reali esigenze del mercato di oggi e di domani. Quali sono i nostri attori? Beh, intanto sfruttiamo la più moderna tecnologia. Fortunatamente ce l'abbiamo, Digiton ce lo insegna e dobbiamo sfruttarla al meglio. A chi ci rivolgiamo? Forniamo alle persone una vetrina tridimensionale dinamica dove possono inserire le proprie competenze, dopodiché abbiamo chiuso accordi, li stiamo chiudendo con gli enti formativi in generale affinché le validazioni vengano fatte direttamente dall'ente erogatore, forniamo alle aziende personale, associazioni di categoria, dopo mi mostro qualche esempio, e ci sono altri attori con cui collaboriamo, non ultimo associazioni di volontariato. Questi sono dei nomi, probabilmente qualcuno lo conoscete già, con loro abbiamo già accordi, se andate sui loro siti trovate l'IRC, lo vediamo subito. Che cosa facciamo? Per esempio AIL Genova diventa volontario, completamente gratuito, gli aiutiamo a trovare i volontari. Il tema del GDPR, se volete dopo lo tocchiamo, è un problema che sta diventando sempre più stringente, la normativa parla di poter trattenere i dati per un tempo consono, ma sta diventando sempre più difficile. Noi risolviamo questo problema per tutti gli attori del mondo del lavoro in modo gratuito. Scuola Edile di Bergamo, 870 aziende collegate, corso IFTS, quindi finanziato, servono persone da mettere in aula. Accelero un po' perché manca poco tempo, lavora con noi CNA per loro e per le loro 1000 aziende associate, abbiamo già trovato la soluzione. Dopodiché questi sono i numeri che abbiamo ad oggi, interessanti sono i log, perché noi non solo analizziamo che cosa stanno cercando le aziende, ma per noi è fondamentale sapere che cosa stanno cercando, che cosa trovano e che cosa non trovano. Dopodiché questi sono i numeri che già possiamo esibire, numeri importanti ma in ottica prospettica era solo un riscaldamento. È sicuramente importante la parte finanziaria, senza
benzina la macchina non si sposta. Come vedete siamo stati già molto bravi, raccolti 263.000 euro crowdfunding in meno di 24 ore, dopodiché so che ci sono esponenti di Invitalia, quindi spese ammesse 821.000 euro, quindi anche in questo caso siamo stati bravi noi ma anche loro. Algoritmo predittivo, proprio perché dicevamo è importante sapere che cosa serve oggi ma soprattutto che cosa servirà domani. Ecco, in partnership con Vedrai, se non lo conoscete basta cercarlo e facilmente capirete chi è. Grazie. Grazie. Domanda. Non ho visto una parte relativa ai competitor. Ok, quindi ti faccio la domanda, quali sono i vostri più, perché voi mi sembra di capire che funzionate come un grande centro per l'impiego, no? Giusto? È un po' diverso perché nessuno ha mai messo insieme tutti questi attori del mondo del lavoro. Per noi i dati devono essere messi a fattor comuni, vanno condivisi e ognuno li può arricchire. Mettere il dato a fattor comune risolve una serie di problemi, come per esempio poter mettere i corsi sulla sicurezza direttamente sul lavoratore, quindi far parte del suo CV, quindi non resta in azienda, cerca un altro lavoro, l'azienda che deve assumerlo non deve chiedergli già il corso, quando scade e altro. Competitor, ci sono molti competitor che sono estremamente bravi, ma ognuno si occupa di una sola nicchia. Invece noi vogliamo essere trasversali e utili a tutti. È inutile continuare a replicare i dati. Okay. Ci sono domande? Susanna, Invitalia? No, mi sa che te la dovevano solo aprire. Eh? Ah, sì. Solo aprire. Ci fa molto piacere che ci abbiamo finanziato, che Smart Start è molto selettiva, quindi sapete che deve superare delle forche caudine, niente male. L'intelligenza artificiale, come la utilizzate? Come vi aiuta, insomma, in questa piattaforma? Spiegaci qualcosa. Allora, io fortunatamente a livello tecnico ne capisco poco, ma okay, ho dei massimi esperti che analizzano i dati e insieme riescono, essendo utilizzati come Google, passami il termine, sappiamo in quale zona stanno cercando quali competenze. Dopodiché, per esempio, io posso usare 5 filtri per cercare la persona giusta in una data area. Magari cerco un uomo che ne sappia di botanica e che abbia competenze hardware. Dopodiché il l'ERC non ti dice la prima persona è quella perfetta, ma analizza una serie di variabili, tra cui ho capito nelle ricerche passate quanto tempo è passato su un curriculum, vado a leggere da dove arrivano i curricula, dove hanno lavorato nelle aziende, vado a fare una ricerca del sito di quelle aziende dove ha lavorato. Insomma, i fattori sono molteplici, dopodiché ti restituisco i 25 risultati più in linea con quello che stai cercando. Dopodiché, se all'interno di questi 25 non c'è la persona giusta per te, non è un problema, cambia un filtro e rilancia la ricerca. È una, diciamo, profilazione molto smart, insomma. Sì. Di fatto. Grazie, complimenti. Grazie. Grazie. Mille. Grazie.